Scherma, due punti, spada, fiorette, sciabola, la mia arma è la spada, il bersaglio è tutto il corpo, si può colpire solamente di punta, non è un'arma convenzionale, quindi non ci sono né regole di attacco e di difesa, si può colpire ovunque. L'importante è non essere toccati, cioè il bello. Non è né più facile né più difficile delle altre specialità, è particolare, cioè è diversa, come se fosse più facile fare stile o farfalla, è una specialità. Io lo chiamo sport minore, però in realtà è uno sport che porta un sacco di medaglie olimpiche, anzi è il primo sport, dopo il ciclismo mi sembra. Io mi sono avvicinata alla scherma un po' per caso, io facevo canoa a San Giorgio, a Villanova diciamo, e poi mio fratello ha iniziato a fare scherma. Ho iniziato col fioretto, mi incuriosiva e ho provato e lì sono rimasta. E un po' la storia è cominciata portando il fratello a scherma, quindi poi accompagnavo con le altre sorelle questo bambino di 5 anni e il maestro di allora diede in mano il fioretto a tutti ci chiese se poteva far fare delle gare anche a loro e così iniziarono, però la sorella era più alta, era più magra e indubbiamente aveva una prestazione migliore, invece Mara, che era più piccola, più robusta, non riponeva grandi aspettative, infatti diceva sì, è però un po' troppo lenta, non va tanto. A 10 anni ho iniziato come qualsiasi bambino inizia uno sport, quindi era sì scherma, ma in realtà c'era un riscaldamento, alcuni giochi, e dai giochi poi si passava agli elementi fondamentali di questo sport e fino a quando uno inizia a fare le gare di fine anno, in cui la mia prima gara sono andata ultima, e lì sicuro non avrei capito nulla. Abbiamo iniziato direttamente assieme a tirare, siamo trovati in sala, eravamo entrambi novelli e siamo cresciuti pian piano assieme. E poi lei col tempo ha migliorato decisamente la sua tecnica, io invece sono rimasto a un livello decisamente più amatoriale, fin quando io ho deciso di smettere, lei invece ha fatto la carriera che conosciamo bene. E niente, ho cominciato a crederci, dopo scuola andavo direttamente a scherma, facevo i compiti, cioè rallentavo un pochettino la mia vita, le mie amicizie, ho sacrificato un bel po' e la mia attività diciamo di ragazza normale e poi ho iniziato a crederci. Rinunce per quanto riguarda le amicizie, le uscite, il poter dire oggi vado e faccio, e invece c'era l'allenamento da fare, c'era la trasferta da fare, quindi le rinunce soprattutto per quanto riguarda le amicizie e anche certi avvenimenti di famiglia importanti. E di punto in bianco ho avuto questa svolta fisica e tecnica, dove ho iniziato a tirare veramente in maniera seria e ha sbaragliato ogni avversaria, prima a livello regionale, poi italiano, fin quando ha vinto il mondiale a livello giovanile. Il percorso è stato che io ho iniziato a fare abbastanza bene, diciamo, nelle gare in Italia verso i 15 anni. Una persona nella scherma è under 20, dai 16 ai 20 anni. E ho iniziato a fare qualche gara di Coppa del Mondo ottenendo dei buoni risultati, e un po' spinta da mio maestro, che era il mio primo maestro è stato Dario Codarin, che purtroppo non c'è più, però mi ha insegnato veramente tanto e forse tanto anche della mia tenacia che porto in pedana ora. Ecco, il maestro Codarin era un rapporto particolare, era un personaggio apparentemente burbero, ma se lo si conosceva più da vicino diventava un simpaticone. Lei era quella che forse più di tutti è riuscita a entrare nel suo cuore. E diciamo, lei era l'unica che riusciva a scherzare con lui come se fosse un parente. Tutti noi invece avevamo abbastanza timore di questo personaggio da una presenza importante.
lei invece riusciva a renderlo più docile, aveva questa capacità di entrargli dentro e era molto particolare il loro rapporto soprattutto. Però il rapporto con mio maestro era forte, forse lui aveva un carattere molto particolare. Lui veniva al di là della scuola militare da cui proveniva, era un colonnello degli alpini, e quindi dalla formazione tra virgolette che aveva ricevuto, ma anche il modo in cui trasmetteva le cose, ogni tanto era veramente tosto. Non che per il mio carattere non vadano bene le persone toste, quindi magari è stato anche un po' non dico uno sprono, però una modalità per arrivare, per crederci, però mi ha trasmesso un sacco di cose positive. Forse io per lui ero una figlia adottiva, mi accompagnava dappertutto perché non sempre i miei genitori potevano portarmi, e io per tirare, soprattutto negli ultimi periodi, per allenarmi quindi con le persone per tirare fare dei gironi, delle prove di gare, io andavo a Pordenone, San Daniele, io sono Carlino, quindi nella Bassa, venire a Udine, poi da Udine tornare a Pordenone, tutto questo in una settimana, cambiare 4-5 posti per una persona che comunque fa il liceo, non è così semplice. Lui mi accompagnava sempre, c'era sempre, anche a tutte le gare, mi accompagnava spesso, sì. Ha continuato proprio a seguirlo, ad ascoltare i suoi insegnamenti, certe volte anche discutendo con lui, anche entrando poi in conflitto, però poi avevano sempre un'intesa, sempre un modo per ritornare a parlarsi, a chiarirsi. Certamente se Mara adesso è appunto dov'è, se è nella nazionale, buona parte l'ha fatta anche il maestro attuale, il maestro Puzonov, però senza dubbio senza maestro Kodarin Mara non avrebbe avuto quella partenza che lui gli ha dato e che l'ha portata appunto a entrare nella nazionale con la prima gara di Coppa del Mondo nel 2003 a Trapani e poi a continuare ad entrare poi anche nell'esercito. Penso abbiano fatto decine e decine di gare, di trasferte assieme a tu per tu, quindi ha sostituito quello che poteva essere un genitore nelle trasferte, quindi andando anche oltre il ruolo di maestro, è stato anche un educatore, come lo è stato anche per noi altri allievi, questo bisogna dirlo assolutamente. Quindi abbiamo iniziato a fare queste prime gare e le prime gare hanno dato i loro primi frutti, e da campione regionale, interregionale, finché è arrivato il momento nel 2003, e nel 2002, era una gara, la gara a Piaggio, a Pisa, dove veniva messo in palio uno scooter. E qui Mara ha detto: ma proviamo a fare le gare, proviamo a fare questa gara, e l'abbiamo fatta. Mara è arrivata terza e lì è stato il primo confronto a livello nazionale di un certo livello, dove la critica di allora aveva posto queste prime, aveva azzardato appunto nel dire che Mara, come il titolo era, Mara è un astro nascente, ecco, che poi i fratelli hanno tramutato in mostro nascente. Da lì ho iniziato a fare alcuni risultati, poi ho iniziato a essere convocata dalla nazionale, ai campionati italiani magari facevo medaglia, ma mai il primo gradino. Ero incoraggiata un sacco dalla mia famiglia, era quasi un gioco, quindi andare alle gare, ci portavano in Austria, in giro per l'Europa, in tutta Italia. E poi da lì niente, ho iniziato a fare risultati con la nazionale, ho vinto la Coppa del Mondo nel 2003, poi nel 2005. Finiti le gare Under 20, ho iniziato a fare risultati anche a livello assoluto, verso i 19-20 anni, non prima. E sono entrata nella nazionale maggiore, però sempre un po' all'ombra perché avevo veramente delle colonne davanti, tra cui Cristiana Cascioli, che è nata anche la mia compagna di squadra. E da lì niente, ho iniziato poi nel 2010 vinto il campionato italiano assoluti, ho iniziato a fare delle finali in Coppa del Mondo, finché quest'anno a febbraio ho vinto la mia prima gara di Coppa del Mondo assoluta, quindi sono volata nel ranking mondiale.
e ho fatto un secondo posto poi a Budapest, ho fatto un'altra finale, quindi volevo esserci per Londra, non volevo avere che le persone avessero dei dubbi. Nella scherma un atleta non arriva a 20 anni, un atleta può arrivare, io ne ho 26, c'è gente che ha 30 anni, si arriva molto tardi, l'esperienza è veramente un fattore fondamentale al di là della tecnica e della tattica, quindi io facevo le rinunce e soffrivo perché facevo le rinunce, tornando indietro forse sì, lo rifarei, però tutti uscivano e io andavo all'allenamento, la sera del cinema magari io quel weekend a fare una gara, tutti i weekend non sono mai uscita, le feste classiche friulane ne ho mancate tantissime, e cosa che cerco adesso di rivivere, nonostante io viva a Roma torno qui per i weekend che mi interessano, per stare con la mia famiglia, per partecipare a degli eventi che magari ho sacrificato quando avevo 17, 18, 19 anni. E Mara appena può lascia Roma o torna da qualche trasferta e quando torna a casa ama passeggiare o andare in bicicletta o a correre per le strade, raggiungere il bosco, la strada che collega poi con la laguna, quindi la rilassa, la distende e la fa tornare un po' indietro nel tempo quando era più piccola, quindi tornare a casa è sempre una cosa bella. Penso che anche questo legame si sia sviluppato con la lontananza, facendo una vita di continui spostamenti, di viaggi all'estero per le gare, eccetera. Penso che avere un punto fisso per lei sia diventato una cosa determinante, anche mentalmente, sapere di avere degli appoggi che rimangono sempre fermi mentre lei si muove. Penso che sia diventata anche parte della sua forza. Sono molto attaccata qua, torno spesso qua, torno per stare bene, per rilassarmi. E anche adesso non è un caso che sia tornata, farò da santo la mia cugina per la cresima domenica, però ho preferito prendermi un giorno in più per farmi i miei giri in bici, per stare con i miei fratelli, per bermi un caffè, farmi un giro a Piazza San Giacomo. Adoro fare queste cose, mi mettono tranquillità, in felice silenzio. La sera mi sono addormentata ieri sera con i grilli, è una cosa che mi rilassa. Io faccio un sacco di lavoro mentale, oltre al mio allenamento che è preparazione atletica, scherma e lavoro insomma, quotidiano in palestra, faccio parecchio lavoro mentale. Diciamo che, non lo so, è stata, ho fatto una bella lunga vacanza, queste vacanze natalizie in Friuli in cui mi sono diciamo caricata. Tornare qua, io vivo a Roma, ma mi carica, mi rilassa e non lo so, ho lavorato tanto per raggiungere questo obiettivo, forse non so, l'idea che fosse 2012, l'idea che fosse a gennaio, che iniziamo che finiva in realtà la qualifica olimpica, però iniziamo un nuovo anno, mi sono sentita fisicamente pronta e avevo voglia di far fatica. Io sono uno psicologo sportivo da 4 anni, da dopo tra virgolette la delusione di Pechino, nel senso che io ero in vacanza invece di essere alle Olimpiadi, e da lì mi sono trasferita a Roma perché ci volevo provare, il mio gruppo sportivo mi ha tra virgolette salvato, nel senso che mi ha permesso di allenarmi, di dedicare il mio tempo alla scherma e anche di vivere a Roma, quindi di allenarmi lì, di avere un certo tipo di staff e lì ho voluto inserire nel mio lavoro il lavoro mentale. Sono seguita da Giorgio Damassa, che è uno psicologo sportivo romano, con cui le cose stanno funzionando, quindi... E la scherma è uno sport di situazione, quindi al di là dei cambiamenti del mondo esterno, diciamo, non so, delle variabili, c'è il fatto che il nostro avversario è un avversario pensante, non è l'acqua non pensa, sai che c'è ma non pensa, invece l'avversario pensa, si muove, può avere una scuola diversa dalla tua, che nella scherma capita molto spesso,
e quindi tra virgolette più divertente, cioè molta più tattica, molta più ci sono molte strategie, bisogna trovare la strategia in tempo corretta prima dell'avversario, trovare subito l'azione contraria da effettuare. Non è semplice, però è divertente. È un sacco che non faccio incontri con lei, comunque bisogna dire che ha un'astuzia molto raffinata, riesce a studiarti e a farti sbagliare dove vuole lei per poi mettere la botta come vuole farlo lei, quindi ti induce a fare certi movimenti, certe mosse in modo da contrattaccare in maniera diciamo ottimale. Ovviamente ho anche l'esperienza di poter dire ok, so come devo giocare, so quali sono i suoi punti di forza, però conosco anche i miei punti di forza e quindi magari durante la preparazione all'assalto io so già dove devo andare, come devo arrivare al bersaglio e la modalità. Però certo c'è sempre un'incognita che è la concentrazione, lo stress, il controllo dell'ansia, tutte queste cose che quasi tutti gli sportivi conoscono. E dopo le Olimpiadi infatti si metteranno un po' in ballo un po' di cose. Il maestro con cui mi alleno ora è Oleg Puzanov, che è un maestro russo. E anche lui mi ha detto, ma tu cosa fai? Che lui non è più giovanissimo. E certo maestro, non possiamo mica mollare adesso sul più bello. Certo sicuro non smetterò dopo Londra. Rio non è vicina ma non è neanche lontana. Ci sono tante idee, bisogna vedere anche come vanno le cose. Io vorrei tornare a vivere qua. Non so se a Carlino, non so se la Bassa, però dove sono nata, sono nata a Udine, però sono cresciuta a Carlino. Non lo so, un po' di incognite, però un sacco di sogni. Io preferisco non pensare a queste cose, pensare alla gara a fine se stessa, perché se penso oltre sbaglio. Quindi meglio, io sono una persona con i piedi per terra, e infatti non ho ancora pensato come sarà la gara a Londra, non ho pensato a dove, qual è il palazzetto, non ho ancora pensato a nulla. Non ne ha parlato molto di Londra, non è scaramantica perché non è il suo stile, però un po' come è stato per gli ultimi mondiali. Lei mi ha detto cerco di essere preparata, di essere psicologicamente pronta ad affrontare questo grande momento e poi chiaramente si vedrà un po' come andrà a finire. Non ha fatto pronostici oppure particolari considerazioni. Quindi io faccio un grande in bocca al lupo e spero che possa andare insomma avere anche lì dei risultati. Già indosso la maglietta di Catania 2011, che era il mondiale dove ha fatto una delle sue ultime migliori prestazioni. Questo perché noi, gruppo di amici, cerchiamo di seguirla alle gare più importanti, quantomeno, per fare un minimo di tifoseria che nella scherma diciamo non esiste come per altri sport maggiori. Quindi cerchiamo anche di promuovere in questo modo lo sport e sempre tra amici ci siamo già organizzati per andarla a seguire a Londra alle Olimpiadi. Siamo ancora un po' in alto mare con l'organizzazione, però cercheremo di risolvere il tutto entro breve, ecco. Ci saranno tutti. E noi abbiamo già preso il biglietto. Abbiamo già preso il biglietto. Speriamo di poter andare e seguirla in questo momento della sua vita e comunque che non capita insomma
tutti i giorni, che non capita a tutti, e partecipare, andare, sarà una bella cosa, ecco. Allora, diciamo che l'Olimpiadi è iniziata 4 anni fa, quando ho iniziato a crederci e ad allenarmi. L'Olimpiadi di Londra sarà una gara importante, è un obiettivo che sto inseguendo, come dicevo prima, da tanto tempo. La gara individuale sarà il 30 di luglio, invece la gara a squadre il 4 agosto. Speriamo che funzioni. So che Mara ha la capacità di arrivare in alto. Io sinceramente ci credo, perché l'ha dimostrato in altre gare importanti, quindi mettiamoci anche un po' di fortuna. La sua grinta, la sua cattiveria, e io credo che possa veramente fare un grande risultato. Lei è cosciente delle sue potenzialità e credo darà tutto per raggiungere il massimo risultato, che secondo me è alla sua portata. Ma io mi aspetto di essere tranquilla. Io, se sono tranquilla, non ho dubbi. Cioè, immagino me come avversaria e sicuramente non vorrei avermi come avversaria. E se sono tranquilla, si possono fare veramente delle cose divertenti. Mind the gap.